Cioè, amiche e amici, perché esiste la sofferenza? Proverò a rispondere in un'ottica delle filosofie orientali, soprattutto della filosofia buddista, secondo gli insegnamenti del Buddha Shakyamuni. Intanto la sofferenza esiste perché noi siamo nel samsara. Il samsara non è un luogo, perché spesso le persone identificano col termine samsara un luogo, come se fosse, che so, un posto brutto, dove si soffre, quello è il samsara. Se invece la persona vive un momento bello della vita, allora non sta nel samsara. Il samsara non è un qualcosa di positivo o un qualcosa di negativo, è comunque uno stato interiore. E un Buddha che è completamente al di fuori del circolo del samsara, se è sulla terra, sarà soggetto alle stesse regole se ha deciso di reincarnarsi, ma è completamente al di fuori, quindi è al di fuori dalla sofferenza, perché non ha dentro la sofferenza. Quindi cerchiamo di capire, perché poi l'importante è poter venire fuori da questo ciclo di sofferenza. L'origine della sofferenza, è l'ignoranza. L'ignoranza di che cosa? L'ignoranza della visione corretta della realtà. L'ignoranza della realtà in cui siamo immersi, della situazione in cui siamo immersi. Non abbiamo una visione ultima della realtà, abbiamo una visione molto parziale legata ai nostri sensi. Fondamentalmente gli esseri umani tendono a percepire la realtà attraverso i sensi. E non soltanto gli esseri umani, un animale percepirà una realtà completamente diversa, che ne so, ma anche a seconda degli animali, una mosca per dire percepirà un mondo molto diverso. Se noi potessimo guardare il mondo con gli occhi, che ne so, di una zanzara, vedremmo qualcosa che manco assomiglia lontanamente a quello che percepiamo noi come mondo. Ma non è che il nostro mondo sia giusto e quello della zanzara sia sbagliato. Sono sbagliati tutti e due, viene percepito in modo diverso, ma sono entrambi sbagliati. Se noi potessimo vedere il mondo con gli occhi di una divinità, lo vedremo ancora in modo diverso, ma neanche quello è il modo giusto, però, perché un modo giusto è, secondo l'insegnamento del Buddha, non è che non esiste tutto, non esiste tutto in forma autonoma. Ecco, il primo concetto è che non esiste una realtà definita, stabile, una monade, esiste una percezione della realtà, e questa percezione della realtà è proprio il samsara. È ciò che noi percepiamo che diventa il samsara, lo stato interiore, come noi lo percepiamo. E la percezione della zanzara sarà il samsara della zanzara. Un Buddha percepisce, tra le facoltà, diciamo che un Buddha ha la facoltà di percepire la realtà come la percepiscono gli umani, ma allo stesso tempo ha la percezione della realtà per come essa è veramente. Cioè uno stato di chiara luce, potremmo dire, di infinito, un infinito vuoto luminoso. Questa è la definizione, come dire, allegorica della realtà, un infinito vuoto luminoso che è vuoto di esistenza intrinseca. E questa è una forma di ignoranza. Esiste un'altra forma di ignoranza, sono due le forme di ignoranza che portano a sofferenza. L'altra forma di ignoranza è non riconoscere la legge di causa effetto, cioè noi agiamo, ma non siamo per nulla consapevoli di ciò che andiamo a produrre attraverso le nostre azioni, e sono azioni spesso guidate dall'ignoranza, per cui produrranno del karma. Tutto ciò che è guidato dall'ignoranza produce il karma. Il karma è come un'impronta che poi dopo andrà, come dire, un seme che prima o poi nascerà. E nel bene e nel male, ovviamente, nel bene e nel male. Però tutto quello che viene fatto con ignoranza, sia nel bene che nel male, produce effetti karmici, produce tracce karmiche. E un Buddha, invece, che è al di fuori dell'ignoranza, al di fuori del samsara, non produce karma perché è completamente consapevole della reazione ad ogni azione. Quindi,
come dire, noi agendo nell'ignoranza facciamo qualcosa, non siamo consapevoli degli effetti che produrrà quella cosa che stiamo facendo, né siamo consapevoli delle cause che ci hanno spinto ad agire in un certo modo, delle cause, delle condizioni che si sono manifestate per far sì che noi agissimo in quel modo lì. Agire intendo in forma di pensiero, ma anche in forma di parola, in forma di azione. Quindi queste sono le forme di ignoranza che ci generano sofferenza, cioè generano uno stato interiore di sofferenza, perché poi generano la brama, il desiderio, l'attaccamento, e questo desiderio e attaccamento si manifesta in una coscienza. Questa coscienza è, potremmo dire, è il terreno dove andiamo a raccogliere e a seminare il karma. La coscienza è, appunto, immaginate come il karma, come un seme. E il terreno dove si semina è lo stesso terreno dove si raccoglie fondamentalmente, però può essere passato del tempo. Oggi semino e tra, che ne so, un po' di mesi faccio il raccolto. Il terreno è sempre lo stesso, però è in due tempi diversi. E nello stesso modo noi facciamo oggi delle azioni e le sperimentiamo nella nostra, seminiamo un seme nella nostra coscienza che poi andremo a sperimentare più avanti. Andremo a costruircelo. Praticamente la coscienza è un po' come se fosse, come dire, il mondo che andiamo a costruire. E gli effetti del karma, poi gli effetti reali, si traducono in una sensazione. Ho una sensazione di piacere se sto karma è positivo, una sensazione di sofferenza se il karma è negativo. Ma anche questa sensazione di fatto è un qualcosa che viene generato da noi fondamentalmente. Un Buddha, un essere illuminato, è al di fuori da tutto questo. Lui sa esattamente quello che ogni azione che cosa comporterà e quindi è al di fuori, non produce più karma, non produce più, è svincolato da questo sistema. È soggetto alle leggi, se però è libero di decidere se reincarnarsi oppure no. Questa è la facoltà che ha il Buddha, perché la reincarnazione avviene nel momento della morte. Nel momento della morte noi inconsapevolmente, per lo più, se proprio non siamo allenati, andiamo a estrarre uno dei tanti semi che abbiamo seminato in una delle infinite vite e quel seme lì, che sia buono o sia positivo o sia negativo, determinerà tutta una serie di azioni, di desideri, attaccamenti che porteranno un certo tipo di rinascita in un certo regno, che può essere animale, infernale, umano, gli dei, dei semidei. Sono sei reami di esistenza che il Buddha, diciamo, ha enunciato. E quindi dobbiamo tenere presente questo, che non c'è una pesatura, secondo la filosofia buddista, non è che quando uno muore, nel momento della morte, c'è qualcuno che dice, insomma, hai fatto 50 azioni negative di un certo peso e ne hai fatte 40 positive, ma di un peso maggiore, alla fine facciamo un bilancio, la cosa è positiva, quindi buona rinascita oppure paradiso, eccetera. No, dipende da come andiamo a morire nella morte, lo stato interiore con cui andiamo a morire nella morte, se è uno stato di paura, di ansia, di attaccamento, di rabbia, eccetera, andrà tra i tanti semi a tirarne fuori uno collegato con quello stato interiore. Se noi riuscissimo a morire in uno stato d'amore, di compassione, andremo a prendere un seme dell'amore e della compassione. E poi c'è da dire questo, che se il Buddha invece ha un completo controllo dello stato della morte, dello stato del bardo e può decidere liberamente se rinascere o se rimanere nella chiara luce. I Buddha, secondo la tradizione, appunto, Bodhisattva, gli Arhat, decidono di rinascere per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, cioè per aiutare gli altri che non hanno ancora raggiunto questo stato di consapevolezza interiore a raggiungerlo attraverso gli insegnamenti che vengono dati. E quindi la sofferenza è inevitabile fin tanto che si resta in questo stato interiore del samsara, fin tanto che si resta ancorati a questo stato di coscienza che genera la realtà che genera. E quindi la vera, diciamo, abilità, capacità per uscire fuori dalla sofferenza è cambiare il nostro stato interiore.
Non è facile farlo, cioè, a parole ci si può riuscire, già concettualmente ci può volere un po' di tempo. Io devo essere sincero, cioè, sono concetti che non è che si assimilano così in 4-4 ore, ci vuole un po' di tempo ad assimilarli, diciamo già intellettualmente. Una volta che si sono assimilati e interiorizzati, a farli propri e ad agirli diventa difficile perché noi comunque siamo, cioè, i veleni mentali che dovremmo liberarci per uscire dall'ignoranza, che sono la rabbia, la gelosia, l'attaccamento, l'invidia, tutti questi veleni mentali qua, il desiderio smodato, sono delle cose molto radicate dentro di noi e quindi dovremmo avere la forza, piano piano, di liberarcene. La cosa fondamentale è non cadere in un ciclo negativo, perché se noi moriamo in uno stato di rabbia, e abbiamo una pessima rinascita, ad esempio in un regno animale, facciamo un esempio, in un regno che conosciamo, come scarafaggio piuttosto che mosca, che cane, eccetera, poi sarà difficile sviluppare la consapevolezza morendo nello stato di scarafaggio piuttosto che quello che è, perché non ci si è allenati, difficilmente uno scarafaggio si allena alla compassione nella sua vita. Perché poi la memoria, come dire, la memoria è molto sottile, a livello energetico, diciamo, ha tutte le possibilità, la zanzara come la divinità. Anche le divinità dicono che possono avere delle difficoltà proprio perché non hanno sperimentato la sofferenza e quindi non hanno prodotto karma positivo nella loro vita. La rinascita umana nelle condizioni in cui siamo noi, fondamentalmente, in cui non dobbiamo lottare per mangiare, per mettere assieme il pranzo con la cena, è una, diciamo, rinascita molto difficile, rara e per questo preziosa, perché dà la possibilità proprio nel momento di allenarsi e nel momento della morte di riuscire a morire in uno stato positivo. Si dice che è talmente preziosa e talmente rara che equivale al fatto che una tartaruga cieca, navigando nell'oceano, emerga casualmente e va ad infilare la testa proprio nell'unico salvagente presente nell'oceano. Questo per dire quanto è rara e preziosa questa rinascita. Quindi no, il nostro corpo non va utilizzato, cioè non è un fine, è un mezzo per poter vivere poi bene il momento della morte, in modo tale da o liberarsi completamente, allora se si raggiunge proprio l'illuminazione, si esce fuori completamente da questo ciclo, o perlomeno fare un cammino evolutivo, cioè nel senso di non cadere in cicli negativi e piano piano venire sempre più verso l'alto, verso l'illuminazione. Bene, per questo video è tutto. I concetti capisco che siano un po' complessi, ma e chi si iscrive al canale avrà la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!